Dunque, dovremmo aver fatto tutto quanto. Proviamo a parlare con Plankton. Continua a cercare le spatole d'oro, SpongeBob. I miei robot dovrebbero averne qualcuna. Ehi, da quando sono i tuoi robot? No, io... E sul di dietro di un robot c'era una targhetta con su scritto proprietà di Plankton. Beh, può darsi, ma io... E ho trovato questo ordine di pezzi di robot firmato da te. Ah beh. Posso riaverlo? Mi serve per scaricare le tasse. Devo fare la fotografia a questa per la mia ragazza. Tu mi hai preso per il naso tutto il tempo. Lo so. Scommetto che sei stato tu a costruire i robot. E appena sarò entrato nel giamacchete e avrò capito come fermarli, lo dirò a tutti. Ecco. Bene, dillo pure, brutto spione. Tanto sono più intelligente di tutti voi. Eh certo, come no. Ah, basta? Così finisce? Forse questo non sarà il mio grande giorno. E neppure il prossimo. Forse neppure quello dopo. O quello dopo. Ok, Plankton, proviamo ad entrare. In teoria abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. O almeno tutti i livelli. È vero che qui servono cibo, ma non servono... Un'ultima ora! Le autorità confermano che i robot intenti a terrorizzare Bikini Bottom provengono dal Chum Bucket! Ah beh, allora... Ebbene sì, proprio dove vi trovate adesso! Plankton, proprietario del Chum Bucket e noto creatore di robot al solo scopo di scatenare caos e distruzione, nega qualsiasi coinvolgimento! Ah beh, scusami allora... Poi schiaccerò i vostri figli! E poi schiaccerò i figli dei vostri figli! Questo è tutto dal notiziario di Bikini Bottom! Me lo pagherete! Allora, vediamo che cosa hanno. Il Chum Bucket, il Chum Burger, il Chum Fries, il Chum Shake, il Chum on a Stick, il Chum Balaya. Ho un ricordo vago del Chum Balaya, ma il Chum Chili e il Chum Pie. Intanto... dovrebbe fare un'esplosione a catena. Fermi un attimo. Come ci arriviamo qua? Cha-ching! Ecco come. 90 spatole d'oro, di cui una praticamente gratis. Allora, vediamo. In teoria Bikini Bottom, esatto, tutta completata le spatole. Ci mancano i calzini. Vabbè, noi proseguiamo allora. Il laboratorio di Plankton. Ok. Lo SpongeBob. Guardate quel tizio con il testone quadrato e i pantaloncini corti. È la cosa più orrenda che abbia mai visto. Ma no! Ma quella cosa orrenda è identica a me. Sapevo che SpongeBob sarebbe stato la mia rovina. Sardine saltellanti! Un robo SpongeBob! C'è qualcosa di molto strano. Uno SpongeBot. E non sto parlando di te. Strano. Plankton! È tutta opera tua, vero? Sì! Sì! Sono io l'artefice di tutto! Ammirate il duplicato trono registrato in nome, quindi non azzardatevi a farlo! Posso utilizzarlo per creare una versione robotica di chiunque! Volevo servirmene per creare un esercito di robot leali che avrebbero eseguito ogni singolo mio ordine! Quando invece... Però fanno quello che vogliono! Io... ho scordato di attivare il pulsante e obbedire a Plankton! Oh. Ma ora che sono qui posso sistemare tutto! Certo! Che succede adesso? Non sta funzionando! Secondo te? Sì che sta funzionando! Obbediscono a me, infatti! Sapevo che non avrei dovuto fare una copia di me stesso, però sono così carino! Hai ostacolato i miei piani per l'ultima volta! SpongeBob, ti presento SpongeBob! Ciao, è un vero piacere. Lascia che ti presenti i miei amici Patrick e Sandy. Taci, preparati, la tua fine è imminente. Vai SpongeBot, arrivo. Allora, porca miseria. O dovrei come dire, si combatte? Pescianità. Sembra che SpongeBob abbia un'occasione. Ho capito. Fagli vedere chi sei, SpongeBob. Sembra che SpongeBob abbia un'occasione. Ogni volta che fa un colpo karate, il robot va KO. Come ci arrivo? Come ci arrivo di là? Così SpongeBob non vincerà mai. Ha funzionato. SpongeBob rientra in gioco. Non so dove devo andare. Ah, eccolo lì. Cacchio. Ah, così? Ora almeno sappiamo. Cavolo. C'hai ragione. Ha funzionato! SpongeBob rientra in gioco!
Caccio. Incontri largo! Ravvicinati di tipo doloroso. Vai così. Ok, ora ho capito la battaglia. Sono caduto. Così SpongeBob non vincerà mai. Zitto. Ha funzionato. SpongeBob rientra in gioco. Oh, non posso guardare. Ok, forse solo un po'. Il no, cavolo, spero di prendere il naso. Per un attacco diretto come quello. Vai così. Preso. In realtà non è difficile, è particolare. Sembra ecco che qua. SpongeBob abbia un'occasione. Fagli vedere chi ecco sei. Ecco fatto. SpongeBob. Siamo già in zona gialla comunque. Aspettiamo che faccia l'attacco. Anzi, io vado a prendermi le cure. SpongeBob non vincerà mai. Fresco come una brezza primaverile. SpongeBob rientra in gioco. Mi sento una spugna nuova. Ok, aspetta. Fresco come una brezza primaverile. Dovrebbero bastare ormai. Ecco qua. Mi sento una spugna nuova. Ha funzionato. SpongeBob rientra in gioco. Potere delle bolle. Preso Plankton. Cavolo, attacco nuovo. Chissà che male. Oh, l'umanità. Non riesco a vedere pescianità. La pescianità. Grande barriera corallina. Ok. Continua a saltare. Ancora una e ora fa. Sembra che SpongeBob abbia un'occasione. Vai, colpisci. Vai così. Ok, mancano tre colpi, di cui due sono lì, ma uno non lo vedo. Ho capito dov'è l'ultimo. Oh, aia! Non posso guardare. Ok, okay, lo so dov'è l'ultimo ora. È da questo lato. Dai, ci siamo. Basta! Più che altro devo fare molta più attenzione alle cure ora. Ora fa la manata. Sembra che SpongeBob abbia un'occasione. Allora, iniziamo a prendere questi qua. Bella mossa di SpongeBob. Poi andiamo all'ultimo. L'incontro si conclude. Che poi è terrificante visto da vicino quando fa la risata, Aia, che palle. Vabbè, però almeno sembra che SpongeBob abbia un'occasione. Perfetto, manca solo uno. SpongeBob. Manca solo uno, sperando che Plankton non si metta in mezzo. Ormai ci siamo. Siamo avanti di uno. Sembra okay, che vai. Lancio, ok. Il robot è troppo grande per un attacco diretto come quello. Zitto! Vai così! Preso! Ok. SpongeBob contro SpongeBob. Oh no! SpongeBob! Voi sciocchi avete distrutto la mia splendida moglie. Dovevamo sposarci la prossima settimana. Lui? Ha detto sposarsi. Ti riparo io, baby. Ma mi rimpicciolisco. Le braccia quelle gonfiabili. Che si sta ingrandendo. Quindi devo... è volato nella tua testa. Beh, vuol dire che lo seguirò nella mia testa. Cioè, intendo nella versione robotica, che è quella mia, ma più grossa e più metallica. Vuoi muoverti? Sto arrivando, RoboPlankton. Sta diventando tutto troppo assurdo per me. Esatto.